Il parco dell'Arly si trova in Burkina Faso, nella regione dell'Est, provincia della Tapoa, e prende il nome dal fiume che ne delimita il confine a nord. Si tratta di una vasta area protetta nata in periodo coloniale e costituita dalle riserve totali dell'Arly e della Majorie. Dalla zona di caccia Pagu-Tandugu e dalla concessione di caccia di Kokrana. Le due riserve nascono nel 1954, a cui vengono aggiunte nel 1980 le due zone di caccia. Lo statuto forestale di parco non è corretto, perché in realtà tale insieme è giuridicamente riconosciuto come unità di protezione e conservazione Arly. Essa si estende su una superficie di poco più di 1.800 km quadrati e fa parte del complesso WAP, un insieme di aree protette contigue situate tra Burkina Faso, Benin e Niger. La sua rilevanza, oltre che storica, deriva dalla ricca varietà di risorse vegetali e animali che contiene. La savana arbustiva e la savana alberata sono le formazioni vegetali principali, composte da una grande varietà di specie di alto interesse biologico. La risorsa faunistica è altrettanto abbondante. È possibile incontrare quasi tutti i grandi mammiferi della savana e una ricca varietà di specie volatili. L'unità di protezione e conservazione Arly ha svolto nel tempo varie funzioni, da quella di protezione delle risorse naturali a quella turistica. Attualmente le infrastrutture turistiche presenti sono rivolte prevalentemente alla caccia sportiva e al turismo di visione. Solo due sono funzionanti. Il Campement de la Paix e il Campement di Moridény assicurano vitto e alloggio ai turisti e garantiscono la caccia sportiva e il turismo di visione. La mancanza di una struttura stradale adeguata, data dalla difficile manutenzione delle piste, ha decretato la decadenza di una terza infrastruttura turistica, l'Hotel Arly, situato all'interno della riserva totale di fauna dell'Arly, nonostante le buone condizioni di tale complesso alberghiero, che vanta 18 bungalow, un ristorante con una grande sala pranzo e una piscina. Una risorsa rilevante è rappresentata dal fiume Pendjari, che segna il confine tra l'unità Arly e il parco della Pendjari, dove è possibile praticare la pesca. Questa attività è regolamentata dalle autorità forestali, che dal mese di novembre a quello di aprile autorizzano l'installazione di campamenti di pesca, dove risiedono pescatori provenienti non solo dai villaggi della periferia del parco, ma anche dal Niger e dal Benin. In tali insediamenti temporanei, le popolazioni mettono in pratica tecniche tradizionali di essiccazione del pesce, che viene poi venduto nei mercati locali più vicini, oppure viene trasportato fresco fino ai mercati di Ouagadougou. Una grande rilevanza assume la falesia di Gobelangou, quale risorsa naturale e culturale dei numerosi villaggi che sorgono nella periferia dell'unità di protezione e conservazione Arly, lungo i suoi versanti settentrionali e meridionali. La falesia costituisce il nucleo centrale del paese Gourmanché, dove da secoli è insediata tale etnia. Siti archeologici, antichi granai e stretti rifugi testimoniano la storia di popolazioni che ancora oggi vivono delle risorse che la falesia fornisce loro. Ad essa le popolazioni conferiscono un forte simbolismo religioso ed è proprio qui, infatti, che si ritrovano i maggiori luoghi sacri, espressione della tradizione religiosa.
Nonostante le nuove politiche statali di decentralizzazione producano nuove strutture territoriali, con lo scopo di far partecipare le popolazioni alla gestione amministrativa, l'antico statuto tradizionale permane e costituisce la trama sociale su cui le comunità locali si basano. Infatti ancora oggi il territorio gourmanché è organizzato tradizionalmente in diemà, regni indipendenti gli uni dagli altri, che fanno riferimento a un unico re supremo, il Numbado, re dei Gulmù, che si trova nella città di Fadan Gurma. I diemà sono territori su cui si estende la rete di relazioni di un villaggio madre. Da esso si originano una serie di installazioni, quali i villaggi distaccati e gli amò. La ricerca di nuove terre da coltivare è il principale motivo per il quale le popolazioni si spostano e creano nuovi insediamenti aventi diversi statuti. Il villaggio madre è la sede del Badò, il capo tradizionale del diemà, che detiene il potere politico, fondiario e religioso su tutto il territorio del diemà. I villaggi distaccati si creano quando l'allontanamento dal villaggio madre ha da subito un carattere permanente e parte della popolazione non torna più al villaggio di origine durante la stagione secca. Nei villaggi distaccati, il Lidialinio Quelo, l'uomo più anziano presente nell'installazione, diventa il punto di riferimento per gli abitanti del villaggio. Egli ricopre le stesse funzioni del Badò del Diemà, ma la sua autorità politica è di gran lunga inferiore a quella del Badò, riconosciuto come unico vero capo del Diemà. Gli Amò nascono invece come insediamenti temporanei, dove gli abitanti del villaggio madre restano solo durante la stagione delle piogge. Gli Amò con il tempo possono assumere carattere permanente. A differenza dei villaggi distaccati, conservano un legame di più forte dipendenza politica dal villaggio di origine. I Gourmanché sono tradizionalmente organizzati in clan, i Bulù, gruppi di persone la cui origine si fa risalire a un antenato comune. Ogni Bulù è formato da diversi litiuli, i lignaggi di appartenenza, ossia dei gruppi familiari aventi un antenato comune. Tradizionalmente ogni lignaggio privilegia un'attività produttiva. Troveremo dunque lignaggi di cacciatori, di artigiani e di agricoltori. Nel villaggio di Yobri, ad esempio, coloro che appartengono al lignaggio Niola svolgono l'attività di fabbro, mentre le donne anziane, Pokiano, filano il cotone e le donne Puai Pomarò, che hanno superato i 20 anni, si occupano della fabbricazione di recipienti in terracotta di diversa utilità, i cosiddetti canarè. Il mantenimento delle attività artigianali è stato garantito nel tempo da una sorta di isolamento dovuto allo stato disagevole delle piste, soprattutto per i villaggi situati nella parte settentrionale della falesia. Tutti i prodotti agricoli e artigianali vengono venduti nei mercati locali che, sempre a causa del difficile collegamento ai centri urbani limitrofi, mantengono una particolare rilevanza per gli scambi commerciali locali. Nonostante la forte presenza di elementi propri della tradizione, sono visibili molti segni dell'introduzione di moderne infrastrutture e di nuovi sistemi di produzione provenienti dall'esterno. Le infrastrutture moderne più evidenti sono le scuole, i dispensari, i pozzi in cemento, le pompe dell'acqua, le chiese e le moschee. La vera novità che sta scardinando alla base la struttura di produzione agricola è la pratica di attività speculative, come la coltura del cotone, che sperimenta moderne tecniche di coltivazione e nuove forme associative, i cosiddetti groupements di produttori di cotone. Queste nuove tecniche, sebbene garantiscano un reddito superiore a quello generato dai prodotti di una coltivazione tradizionale, comportano molti rischi ambientali, considerando soprattutto la prossimità dei villaggi all'unità di protezione e conservazione Arlì. La concimazione chimica utilizzata per coltivare il cotone produce infatti tanto l'impoverimento dei suoli che l'inquinamento dei terreni e delle acque.
La continua estensione di questa cultura rappresenta quindi una minaccia alle risorse naturali presenti nell'unità Arlì e alla sopravvivenza di tradizionali tecniche di coltivazione che garantiscono la conservazione delle risorse naturali. Questo territorio così ricco di storia e di valori tradizionali rischia in questo modo di soccombere alla pressione di moderne attività speculative che, oltre a rappresentare un rischio per l'ambiente, incidono anche sulle tradizionali forme di gestione fondiaria. Diventa necessaria quindi l'introduzione di provvedimenti in grado di favorire lo sviluppo locale. Grandi speranze sono riposte nella decentralizzazione, i cui principi sono volti alla partecipazione delle popolazioni locali alla gestione del proprio territorio. Nella sua applicazione, però, essa produce un territorio amministrativo che non tiene sufficientemente conto della strutturazione territoriale ancorata allo statuto tradizionale, livellando le gerarchie alla base del territorio tradizionale. Lo sfruttamento delle risorse naturali da parte delle popolazioni è praticato, infatti, seguendo una serie di regole che garantiscono la conservazione delle risorse nel tempo. È necessario che lo Stato recuperi tali modalità organizzative al fine di garantire un adeguato sfruttamento delle risorse naturali e una migliore gestione del territorio, evitando quei rischi ambientali che oggi minacciano l'ecosistema dell'unità di protezione e conservazione Arlì.